vediamo di fare la correzione della verifica sul campo magnetico. Consisteva la verifica di 5 esercizi, cominciamo con il primo, lo copio. Ok, mettilo qua sotto. Dice un protone con carica elettrica Q1,6 per 10 alla meno 19 coulomb viaggia alla velocità di 4,5 in 10 alla 5 metri al secondo nel verso positivo dell'asse dell'X. Quindi V, la velocità, avrà Vx 0 e 0, queste sono le componenti X, Y e Z, mentre con Vx che vale 4,50 per 10 alla 5, scusate la mia calligrafia, metri al secondo. Qui abbiamo un campo magnetico B orientato nel verso positivo dell'asse delle Y, quindi abbiamo 0, BY e 0, con BY che misura 0,75 Tesla. E calcoliamo l'intensità e l'orientazione della forza che agisce sul protone, quindi quant'è il vettore F. E qui facciamo un disegno, se possiamo, qui abbiamo i tre assi, X, Y e Z, c'è il vettore velocità lungo l'asse delle X, questo è Vx, il campo magnetico lungo l'asse delle Y, B, e andiamo a disegnare in, che ne so, in viola, V vettore B va lungo l'asse delle Z la forza. Qual è l'intensità della, quindi F, scusate, segnare in rosso, il vettore F avrà componente solo lungo l'asse delle Z, ok, e il suo modulo sarà carica, velocità lungo l'asse delle X e campo lungo l'asse delle Y. Forza di Lorentz al solito, no? Quindi l'intensità di Fz vale la carica 1,60, mi pare, cos'era? Sì, per 10 alla meno 19 coulomb, per la velocità 4,50 in 10 alla 5 metri al secondo, questo è un 5, perdonate la calligrafia, e infine per 0,75 Tesla. Qui abbiamo chissà se mi sono ricordato di portarla, sì. Al solito facciamo prima il prodotto tra i coefficienti, quindi 1,6 per 4,5 per 0,75 quindi 5,4 per 10 alla meno 19 più 5 che fa meno 14 newton. Quindi la forza è orientata lungo l'asse delle Z con un'intensità di 5,40 in 10 alla meno 14 newton. Se ho fatto i calcoli correttamente, fatemi vedere se chiedevo qualcos'altro, no, forza di Lorentz. Domande? Ok. Questo chiude il primo esercizio. Il secondo, non so se riesco a copiarlo, eccolo qui. C'è anche una figura associata, mettiamola qua sotto, allargo un po', questo è il numero 2. Ci osservo attentamente la figura, una particella carica entra in una regione dove c'è un campo magnetico come indicato dalla figura, qui è uscente, perché c'è il puntolino, il campo magnetico è indicato da questi punti, è uscente dalla pagina.
è uscente. Ok? Dal reattore della particella è un arco di circonferenza che ha un raggio R di 9,6 km. Meglio esprimerlo in metri, quindi 9,6 per 10 alla 3 metri. E la velocità della particella V è di 14 metri al secondo. Il valore assoluto della carica, di cui non sappiamo il segno, è 8,2 nanocoulomb. Per gli amici, 8,2 per 10 alla meno 9 coulomb. Calcola la massa della particella e il segno della forza della carica. Allora, la cosa più facile da fare è il segno della carica. Perché? Perché se la particella curva, come in questo caso, verso sinistra, per capirci, significa che la forza è diretta in questo modo. La forza è una forza centripeta, latino, diretto verso il centro. Quindi se l'orientazione è questa, il centro sarà più o meno qua. Quindi qui la forza va verso sinistra. Nel punto che ho considerato, ma un punto va all'altro, la velocità, fatemi indicare col blu, è in questo punto è verso l'alto. Ok? Se la forza è verso sinistra, ok, e il campo è uscente, se fate il prodotto V vettor B, avete un risultato, fatemelo indicare punto ancora col viola, verso destra. Questo è V vettore B. Le dita verso la velocità, il campo è uscente, quindi vengo fuori dalla pagina, il pollice va a destra. Siccome V vettore B e F sono opposti, questo significa che la carica è negativa. Quindi il segno della carica è un segno negativo. Quindi Q vale meno 8,2 per 10 alla meno 9 coulomb. Perché? Perché il prodotto vettoriale velocità per campo è diretto verso destra, in questo punto particolare, la forza è verso sinistra. E l'unica opzione possibile, torniamo prima alla forza di coulomb, è che Q sia negativo. Non so se è chiaro per tutti. Ok? Non vedo tutti convinti, meno male. Detto questo, al solito per calcolare la massa è sufficiente andare a utilizzare la legge della forza di Coulomb, scusatemi, della forza di Lorentz, che in questo caso gioca il ruolo di forza centripeta. Quindi abbiamo m V la seconda diviso R che vale QVB. Una V la semplifichiamo e qui abbiamo quindi che M a sinistra vale QBR diviso V. Cioè, nel nostro caso, il segno della carica, qui possiamo anche discordarci perché sennò ovviamente la massa negativa non avrebbe senso. 8,2 per 10 alla meno 9 coulomb per il campo magnetico che era 0,48 tesla se non sbaglio che mancava nei dati. Mettiamolo qua a fianco, B,048 tesla. 0,48 per R che erano quelli qui 9,6 in 10 da 3 metri e diviso 14 metri al secondo. Quindi qui abbiamo 9,8,2 punto 2 per punto 48 per 9,6 diviso 14 e viene 2,67 dai 70 per 10 alla 10 alla 9 per 10 alla 3 fa 10 alla meno 6 kg.
sempre facendo prima i coefficienti e dopo le potenze di 10. Non mi sembra che chiedesse altro. Sono domande? Passiamo al successivo, vediamo se lo trovo facilmente. Era il, ecco il 3, lo ricopio. Allora, l'esercizio 3 lo piazziamo qui. Ok. E dice. Il 3. Un filo orizzontale di rame avente densità 47 grammi al metro è percorso da una corrente elettrica di 35 ampere. Calcolo il valore e l'orientazione del campo magnetico necessario a sostenere, tenere sospeso il filo. Facciamo prima di tutto un disegno. Questo è il nostro filo elettrico. E qui passa la corrente, che ne so, diciamo in questo senso, tanto uno va all'altro. D'accordo? Su questo filo, ovviamente, il filo ha una massa per cui c'è una forza peso che è diretta verso il basso. Se voglio che il filo stia per aria, che sia sospeso, è necessaria una forza magnetica F opposta al peso. Ok? Quindi, se la forza risultante è questa qui, deve essere questa, il campo magnetico, vi ricordo che F è I L vettore B. Il campo magnetico deve essere, per come è definita la forza, perpendicolare sia a L che a F. Quindi L o I, se preferite, è quella del filo della corrente. F perpendicolare, F verticale, il campo magnetico sarà in un piano orizzontale, perpendicolare quindi il piano alla verticale. E la direzione di B sarà perpendicolare anche a I, per cui se I va verso destra, ok? Immaginate di vedere in 3D, ecco, mettiamo che il nostro piano, scusate, sia questo, ok, ecco, piano orizzontale è questo, il B sta in questo piano e affinché L vettore B vada verso l'alto, B in questo caso, fatemelo disegnare in, che ne so, anche in questo caso in viola sarà fatto in questo modo qui. Quindi se vedessimo in sezione sarebbe entrante nella pagina. In modo tale che I vettore B o L, se preferite vettore B, va verso l'alto. Detto questo, e i due magari sono perpendicolari, no? Perché così abbiamo l'effetto massimo. Quindi abbiamo che la forza F dovuta all'azione del campo magnetico è intensità della corrente, lunghezza del filo, valore del campo magnetico e questa bilancia il peso del nostro filo, massa per accelerazione di gravità. L'incognita è, cosa vedeva? Qual è il campo magnetico? L'incognita è B, quindi B lo ottengo dividendo per I e per L, quindi ho mg fratto IL. Ma la grandezza m fratto L è proprio la densità di massa, massa diviso lunghezza. Chiamiamola lambda. Quindi la relazione che ci dà il campo magnetico sarà densità di massa per accelerazione di gravità diviso la corrente. Qui è ovviamente la massa è più conveniente esprimerla in chilogrammi fratto metro, no? Quindi divideremo per 1000 i 47 grammi. Quindi B varrà 47 per 10 alla meno 3 chilogrammi fratto metro. Per G che è 9,81 metri al secondo quadrato, diviso la corrente che era 35 ampere. E viene, allora, 47 per 9,81 diviso 35, viene
13,17, 13,2 dai, per 10 alla meno 3 Tesla, e quindi in questo caso sono 13,2 millitesla. O se preferite, in notazione scientifica, 1,32 per 10 alla meno 2 Tesla, indifferente. Ok. Bene. Sembra che eravamo al 4. Eccolo qui. Questo è anche abbastanza semplice. Qui dice: un filo rettilineo è percorso da una corrente elettrica pari a 2 ampere. Considera il percorso circolare che gira attorno al filo e calcola il valore della circuitazione del campo magnetico lungo tale percorso. Ora qui, e dopo c'è misera, qui il valore di R tutto sommato è rilevante, perché dalla legge di Ampere abbiamo che la circuitazione gamma del campo magnetico B lungo un percorso chiuso C, che ha corrente concatenata I, vale mi zero, se siamo nel vuoto, per la corrente I concatenata. Quindi è 4 pi greco per 10 alla meno 7 Tesla per metro fratto ampere, per quant'era 2 ampere. Quindi tutto sommato si poteva esprimere anche come 8 pi greco per 10 alla meno 7 Tesla per metro. Gli ampere si semplificano, ma rimane Tesla per metro, ovviamente, essendo una circuitazione di campo magnetico. Se non mi piace l'8 pi greco, 8 per pi greco, so che così il valore è esatto, viene circa 25. Viene 25 per 10 alla meno 7 Tesla per metro, quindi in notazione scientifica 2,5 per 10 alla meno 6 Tesla per metro. Domande? Qui attenzione, le unità di misura sono importanti, Tesla per metro. Okay. Se fossimo stati non nel vuoto, avrei dovuto conoscere anche la permeabilità magnetica relativa. In generale, la legge di Ampere, gamma B è mi R, corrente concatenata. Nel vuoto mi R è 1, quindi non la metto. Ok? Passiamo all'ultimo esercizio, se c'è una figura piuttosto voluminosa, è importante. Questo faceva appello al concetto di corrente concatenata e soprattutto gli chiedeva di aver ben capito il verso della concatenazione. Eccolo qui. Ancora più grande, forse è meglio. Questo era il 5. Dice: osserva attentamente la figura. Tre fili paralleli sono percorsi da correnti. Il filo a sinistra ha una corrente verso l'alto, quello centrale ha il doppio della corrente ma verso il basso, e quello di destra ha la stessa corrente del primo verso l'alto. Poi ci sono tre percorsi. Il percorso 1, che ha questa percorrenza, che come vedete ingloba tutti e tre i fili di corrente. Qui, nel percorso 1, se io metto le dita nel verso di percorrenza, il verso positivo è quello verso l'alto. Quindi nel circuito 1, fatemelo riscrivere qua sotto,
ho che la corrente con la circuitazione del campo magnetico B lungo il percorso C1 è sì mi zero per le tre correnti, quindi avrò il zero che conta come positivo perché è verso l'alto, lo stesso verso del pollice, ma il filo verde conta come negativo perché si oppone, quindi qui avrò meno 2 volte i zero e poi il filo blu più i zero. I tre valori delle I si semplificano, quindi io qui avrò mi 0 per 0, che fa 0. La circuitazione è nulla per il percorso 1. Ok? Perché conto come positive quelle che sono orientate come il pollice, negative le altre, ovviamente. Nel percorso 2, la circuitazione lungo C2, sempre del campo magnetico, coinvolge solo i primi due fili, okay? E quindi anche in questo caso I conta in positivo verso l'alto, quindi qui avrò mi 0, e poi il secondo filo 2 conta come negativo perché è verso il basso. Che vedete che l'orientazione del filo 1 e del filo 2, del percorso 1 e del percorso 2 è la stessa, tutte e due in verso antiorario nel piano questo qui in alto. Quindi qui avrò I0 meno 2 volte I0, quindi meno mi 0 I0. Domande? Tutto chiaro? Nel percorso 3, gamma lungo C3 di B, che è questo qua sotto, qui bisogna fare attenzione perché il percorso è intrecciato. Allora, e comprende, cioè c'è concatenata i 0 verso l'alto, ok? Perché se io seguo con le dita il senso di percorrenza, qui se lo vedo dall'alto, il senso di percorrenza è antiorario, ma concatena i 2 in verso orario, però i 2 va verso il basso, quindi anche in questo senso conta come positivo. Perché se la percorrenza qui in senso orario, il mio pollice va in giù, cioè nello stesso verso della corrente. Quindi i due fili contribuiscono con lo stesso segno, quindi avrò mi 0 per i 0 più 2 volte i 0, cioè avrò 3 volte mi 0, i 0. Ditemi se è tutto chiaro, vi prego. Ok. Se non ci sono domande, mi fermo qui.